da scoprire, che sta facendo davvero bene nel mondo della produzione cinematografica. E noi lo vogliamo qui al telefono con noi, Fabio Teriaca, produttore cinematografico, in collegamento con noi per raccontarci in questo momento una pioggia di successi uno dietro l'altro. Buongiorno, ciao, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi invitato. E allora, Fabio, tra poco parleremo con te. Tu sei un produttore cinematografico, tra un po' parleremo con te di quello che ti sta accadendo proprio in queste ultime settimane, con tanti riconoscimenti. Però magari facendo un attimino un po' un passo indietro, Fabio Teriaca, da produttore cinematografico, insomma, magari forse anche nascosto come sogno nel cassetto, inizia il suo percorso di vita magari con un altro con un altro desiderio, magari con un altro obiettivo, perché a me piace raccontare queste storie, lo voglio fare un po' con te, Fabio Teriaca. Oltre ad essere un produttore cinematografico, è un ottimo fisiatra, ok? Però da questo tuo inizio di vita, poi c'è stato un bivio, c'è stata una scelta, hai continuato a cercare un po' quello che era la tua passione, l'arte, magari per il cinema, la creazione di alcuni soggetti che oggi stai mettendo davanti a tutti? Beh, assolutamente sì, io continuo ad essere un medico a tempo pieno, però sono riuscito a coltivare una passione e da oggi farlo diventare un ulteriore lavoro. Certo, conciliare i due lavori non è semplice, perché entrambi sono molto impegnativi, però quando una cosa si fa con passione, si fa con amore, forse si fa bene e non si sente quella fatica nel fare le cose che non piacciono. Quindi insomma, affronto entrambi i lavori come se fossero qualcosa di bello, come se fosse una passione, come se fosse un gioco, mettiamola così. Ecco, allora possiamo dire che la passione, poi da passione può diventare lavoro, e le cose si possono comunque coltivare, ecco, nel tempo, quindi mai dire mai per raggiungere quei sogni. Beh, assolutamente sì, ho iniziato il mio percorso di produzione cinematografica appunto un po' per gioco, dopo essere stato coinvolto degli amici nel mondo del cinema, e adesso ho una società tutta mia, sto portando avanti diversi progetti, ho avuto la possibilità di conoscere anche persone importanti nel mondo del cinema e dello spettacolo, e insomma, sto cercando di far sempre meglio e di continuare su questo percorso. Ecco, tra l'altro il primo cortometraggio che tu hai realizzato d'animazione nella giovane storia di corti di lunga vita, e poi una narrazione accompagnata dalle musiche di Sergio Cammariere, in cui il protagonista della pellicola rivive con nostalgia i momenti della sua giovinezza. Ci puoi un po' raccontare questo? Sì, un anno fa ho iniziato a scrivere un libro che si intitola Il volo delle foglie, che è stato edito poi quest'anno a febbraio dalla A e B edizioni del gruppo Bonanno, e da lì ho tratto tre diversi cortometraggi. È un libro che parla un po' delle nostre radici, delle nostre origini, e si vede come il protagonista è costretto per gli eventi, un po' per la sua vita, a passare da un ambiente, da una famiglia rurale alla città, portando però sempre nel cuore il desiderio e la volontà di ritornare alle proprie radici, alle proprie origini. E quindi in questi cortometraggi, ognuno dei quali ha una propria essenza, vado ad affrontare diverse situazioni, vado ad affrontare diversi argomenti. Per esempio, in 12 minuti di pioggia c'è proprio il ricordo della propria infanzia e di quelli che possono essere i propri affetti e la propria famiglia attraverso appunto la rievocazione, attraverso la vista di delle fotografie, e quindi è un ritorno al passato attraverso appunto uno sfogliare un semplice album fotografico. Diversa è la situazione per l'altro, per esempio per Contessa Rock, che è l'ultimo videoclip. Esatto, volevo appunto parlare
di questo con te, perché hai messo in piedi un video eccezionale raccontando le immagini della nostra città, Catania, attraverso questo singolo di un altro grande della musica, perché Sergio Camerieri personalmente, ma non solo per molti della musica, insomma, è una classe meravigliosa della musica italiana, e tu hai tra l'altro accompagnato, realizzato questo video dove fai rivivere e hai messo in risalto gli angoli della nostra città. Sì, il video con te Sarò nasce un po' da così un dialogo che ho avuto con Sergio. Un giorno lo chiamo il maestro cameriere, dico: Sergio, ti voglio fare un regalo, quindi voglio realizzare il videoclip di una tua canzone. E quindi ho approfittato del fatto che lui era uscito con un nuovo album, il vinile, che si intitola Alla fine di tutti i guai, ho voluto onorare la sua città, la città di Crotone, e la mia città di Catania. Quindi in questo videoclip c'è un Sergio Cammariere animato, ma sì, c'è anche un Fabio Teriaci animato, che si vede, non si vede, che sfoglia tra l'altro anche il giornale, proprio il quotidiano La Sicilia. Sì, sì, assolutamente sì, quindi è ambientata a fine anni 60, c'è cioè proprio come titolo lo sbarco dell'uomo sulla Luna, quindi abbiamo riprodotto un po' la Catania del 68-69 e narra di questa storia, diciamo, di due persone che seguono due destini diversi, ma un unico fine, che è quello della realizzazione del proprio sogno e di arrivare al successo. Quindi si vede un cameriere che poi suona sul tetto della sua città, è un protagonista che invece riesce a laurearsi e a raggiungere quello del proprio sogno. Che Catania era quella degli anni 60? Visto che tu hai voluto ambientare un po' con le immagini di, appunto, di una Catania degli anni 60, fine anni 60, primi anni 70, com'era quella città, la nostra città, in quegli anni. Sicuramente era una città meno caotica di come ora, no? Quindi anche nel video si vedono, insomma, ci sono molto meno macchine, c'era più magari un maggior calore da parte delle persone, che continua ad esserci un po' in tutte le persone del sud, però oggi Catania, un po' come tutte le altre grosse città del sud, si è un po' europeizzata, quindi un po' stiamo diventando un po' tutti cittadini del mondo, quindi qualcosa è cambiato, quindi sicuramente era una città, a mio avviso, un po' più calda, un po' più tranquilla, più bella, dai, per certi versi anche più bella. Grande successo, tra l'altro, perché questo video è stato premiato a Parigi come il miglior video animato, e poi hai ottenuto anche le nomination ai Los Angeles Music Video Awards, che insomma vanno a mettere un punto importante, ma forse anche una voglia in più ancora di crescere per tanti altri progetti. Sì, il video ho ottenuto ad oggi 7 successi, siamo stati premiati anche in Turchia, ultimamente a Hollywood e anche a Chicago recentemente con il direttore del festival, che era Mariah Carey, che ha molto apprezzato e molto gradito il video. E cerchiamo di andare avanti, cioè la nostra idea è quella di far conoscere un po' la nostra città, la nostra realtà, un po' in tutto il mondo, chissà, anche più in Italia. Anche più. È difficile oggi poter realizzare delle produzioni cinematografiche qui in Italia, oppure noi magari produttori cinematografici siamo un po' più aperti come strada all'estero? Purtroppo, allora, il cinema indipendente italiano è un cinema estremamente difficile. In Italia ci sono delle grosse case produttrici che hanno dalla loro delle grosse distribuzioni. Quindi il problema delle produzioni indipendenti italiane è che, anche se si riescono a trovare i fondi o comunque si riescono a realizzare dei bei progetti, non sempre si riesce ad avere un'adeguata distribuzione, un'adeguata
visibilità a livello italiano. Diversa è la situazione a livello mondiale, per esempio in America, per dirne una, ma anche in India, quindi a Bollywood, dove in realtà se il prodotto piace si viene favoriti da grosse case di distribuzione o dalle diverse piattaforme che consentono comunque anche ai più piccoli di avere il loro spazio, di avere la loro visibilità. Sei pro sicuramente per quanto riguarda le piattaforme streaming, oppure un po' questo lascia come dire, un po' messo da parte il fascino magari del cinema o di quelli che si sono realizzati cinema all'aperto? Oggi è la nuova frontiera, lo sappiamo, ma dico questo aspetto come lo vedi? Allora, sicuramente sono pro le piattaforme streaming, anche se poi un po' uccidono quello del mercato, quindi sicuramente io vedo la piattaforma streaming solo in una seconda fase. Sono dell'idea che sempre i film debbano fare prima il loro percorso all'interno del cinema, nei teatri, e poi successivamente poter passare alle altre piattaforme. Oggi il fatto che una realizzazione venga messa immediatamente su internet distrugge un po' il mercato, però è chiaro, ripeto, che dà la possibilità anche a chi non ha contatti con grosse distribuzioni di poter fare vedere il loro prodotto, quindi comunque sì, da un lato non va bene, dall'altro va bene. Progetti futuri per Fabio Teriaca, produttore cinematografico. Allora, sempre con Sergio Cammariere, siamo realizzato durante il periodo del Covid, in cui un po' tutti ci siamo dovuti fermare, abbiamo realizzato un nuovo cortometraggio in animazione che ha tre musiche inedite di Sergio Cammariere ed è stato dedicato a tutti i nonni, a questa figura che diciamo è stata quella più colpita dal Covid e a cui tutti ovviamente siamo legati. I nonni sono sempre i complici e sono sempre delle figure a noi molto care. E poi con Sergio sempre, ma con altri attori come con Luca Lionello, eccetera, eccetera, stiamo realizzando invece del Volo delle Foglie, non il cortometraggio, ma il lungometraggio in 85 minuti che avrà una coproduzione americana. Quindi stiamo lavorando a questi due grossi progetti. Beh, allora ne riparleremo qui in diretta su Radio Fantastica, sicuramente. Con piacere. Grazie Fabio, orgoglio siciliano catanese per raccontarci e regalarci emozioni anche attraverso un cortometraggio o un lungometraggio, ma grazie anche alla musica, alle immagini e a questo modo di portare sempre davanti a tutti gli occhi di chi non è siciliano la nostra bella Catania o la nostra bella Sicilia. Grazie a te Fabio. Grazie a voi tutti e buon proseguimento. Grazie.